Faccio questo video perché molte persone mi chiedono: ma tu quando fai un colloquio cos'è che guardi quando devi scegliere un autista per la tua azienda o anche un dipendente? Abbiamo un'azienda, abbiamo un'industria alimentare, quindi dobbiamo fare dei colloqui delle volte anche a dei dipendenti. Sapete cosa guardo io personalmente? Il curriculum. Mi serve solo per la foto, no? Per vedere che effettivamente sia lui, il nome corrisponde alla persona che ho davanti. Poi il curriculum io lo prendo, lo metto da parte. E cosa faccio a questa persona? Questa persona, beh, può essere un ragazzo di 20 anni o un signore di 50, ok? Sì, perché c'è questa brutta mentalità di dire bisogna puntare sui giovani. Poi il giovane molte volte non sa ancora cosa fare nella vita, poi magari ti lascia a piedi. Però dopo c'è l'anziano, no? Quello più anziano che ha 50 anni, però dopo 13 anni va in pensione, ho capito, ma è l'esperienza che ti dà questo signore di una certa età, di 50, 60 anni, ok? Personalmente ho assunto anche autisti di 62 anni e li ho mandati in pensione perché loro hanno voluto andare in pensione. Quindi principalmente cos'è che guardo quando faccio un colloquio a qualcuno, quando la nostra azienda ha bisogno di personale? Guardo la persona, guardo che la persona sia sana. A me non interessa avere un professore, il professionista del volante che poi quando lavori ti fa star giù due maroni così perché pensa di essere tutto lui, perché agli altri poi non insegna niente, anzi offende chi sa meno di lui. Quindi principalmente guardo la persona, che sia una buona persona, perché quando una persona è educata, personalmente quando vedo che arriva anche 5 minuti in anticipo, ok? Quando vedo che prima di sedersi chiede dove si deve sedere, ok? Io guardo queste piccole cose e allora dico: le persone bisogna guardare, ragazzi, non bisogna guardare i curriculum, valgono fino a un certo punto, perché uno può avere anche un curriculum bellissimo, è stato 20 anni in un'azienda, ma perché magari in quell'azienda faceva quel minchia che gli pareva, scusate la parola, ok? E poi non vuol dire che se una persona ha cambiato 3, 4, 5 lavori, perché c'è anche la sfiga nella vita, purtroppo. Ma io principalmente mi ha sempre fatto paura quelle persone, io ho fatto di qua, io so fare di là, poi purtroppo qualche volta, non sempre, ho visto che le parole che uscivano dalla loro bocca non corrispondevano poi alla realtà dei fatti. Anzi, vi dirò, molte volte le persone con una certa esperienza, che pensavano di avere una certa esperienza, hanno creato anche dei problemi. Ma perché io personalmente penso che quando l'azienda deve essere un po' un misto, no? Tra giovani e vecchi, tra virgolette. Ma quello che più vedo oggi, molte volte, purtroppo, ci sono dei signori di una certa età che semplicemente perché magari sanno guidare un autotreno o un bilico schiacciano il prossimo, cioè non gli insegnano ai ragazzi, no? Ed è bruttissimo, perché potrebbero a un certo punto della loro vita fare, tra virgolette, i saggi, e invece no, demoralizzano il prossimo. E dopo, comunque, diciamo la verità, ci sono anche molti ragazzi giovani che non tengono la cazzimma, che si fanno schiacciare, no? O che sono anche un po' presuntuosi. Ma partendo dall'inizio, in un colloquio devi guardare la persona, una persona che sia, lo vedi quando una persona è sincera. Poi posso pure accettare, è capitato nel tempo, un autista si è addormentato, è capitato anche con un nostro autista, si è ribaltato con un camion. Quando sono arrivato da lui gli ho detto: cos'è successo? Dice: mi sono addormentato. Gli ho messo una mano sulla spalla e gli ho detto: guarda che la fiducia nei tuoi confronti non è finita, perché sei stato leale, sei stato onesto. Quindi è l'onestà che serve, è la semplicità. Dopo, quell'autista che ti arriva in ritardo, l'operaio che arriva in ritardo, cosa è successo? Non ha suonato la sveglia una volta. Se, dimmi la verità, non dirmi le bugie. Quindi il consiglio che vi do: circondatevi di persone sincere nella vita, perché se vi circondate di professionisti un po' buffoni, poi la sorpresa è sempre dietro l'angolo, no? E vivere senza dar fiducia al prossimo, penso che almeno personalmente sia una sconfitta nella vita. E personalmente, finché il Signore mi darà qualche giorno da vivere, io punterò sempre verso il prossimo, semplicemente perché il prossimo è il futuro per la nostra azienda, ma soprattutto il futuro del mondo. Ma se non hai fiducia nel prossimo,
ma che brutta vita devi fare. Ciao ragazzi, buon sabato sera a tutti.